mascherare un po'. Con il giornale bucato. O unico con un passamontagna in testa. Secondo me lì rischieremmo un pochino di... Secondo me siamo arrivati a quel momento lì. Sì, Pier, noi abbiamo un momento cartomanzia che abbiamo praticamente in tutte le interviste, è il gioco delle carte. Noi ti passiamo una carta, tu la fai vedere. Non è una truffa. Non comunque. È una truffa, no, non devi firmare nulla. Se vince non si perde. La mostri lì in camera e ci dici, ma proprio la prima cosa che ti viene in mente, non c'è un copione né nulla. E te lo dico, partiamo subito forte. Oh, che simpatico. Questo è Byron Moreno, è un arbitro... Ecuadoregno, mondiali 2002. La domanda è: come si può pensare di portare 6 kg di coca a New York? Fede, parliamo all'esperto. Mio Dio, perché proprio io? Come si può pensare, cocaina adesso non mi ricordo, e pensare di non essere trovati, certo, all'entrata negli Stati Uniti? Bene, ne ha combinate anche tante in campo, però. Questa credo che però sia superiore a qualunque, altra cosa. Forse non superiore al fatto che alcuni mesi dopo fu pagato dalla televisione italiana per venire in Italia a un programma. Cioè, anche questo secondo me dovrebbe fare un attimino riflettere, com'è possibile pagare uno per venire. Vabbè, detto questo, l'unico aspetto, diciamo così, positivo è che io ho fatto la finale di quella Coppa del Mondo e se l'Italia fosse andata avanti io quella finale non l'avrei mai arbitrata. Quindi si può dire grazie, no. Byron. No, direi di no. Però vabbè, insomma, diciamo mettiamolo qua. Non è tutta la buttata. Ma non l'hai incontrato? No, assolutamente. Cioè, dopo, prima sì. Allora, il mondiale era giocato sempre, il mondiale era giocato in Corea e Giappone. Sì. Però crearono cosa che quando faremo nel... 2026 i mondiali Stati Uniti, Canada e Messico, e se io ancora avrò la responsabilità degli arbitri non faremo, cioè quella di creare due headquarters diversi. Mm-hmm. Okay. Qui uno era in Corea, Seoul, e l'altro era a Tokyo, per cui io andai a Tokyo prima dell'inizio del mondiale e non ho più incontrato quelli che erano in Corea, per cui eravamo praticamente due mondiali diversi. E lui appunto, secondo me era in Corea. Lui era in Corea, io non ho più rincontrato. Mi è andata bene forse. La squadra arbitrale rimaneva sempre uguale? Cioè il quarto uomo? No, a quel tempo lì non c'erano gli assistenti del tuo paese. Okay. Fu l'ultimo mondiale, dal mondiale successivo furono inseriti anche gli assistenti del tuo paese e ogni tanto avevi delle squadre con realtà un po' particolari. Io al mondiale in Giappone e Corea arbitrai un Argentina-Inghilterra, che tendenzialmente è una partita dove succede qualcosa nella storia del calcio, qualcosina, a volte anche non solamente in partita, anche al di fuori della partita, e i miei due assistenti erano uno canadese, dove notorio si gioca molto a calcio, ma sicuramente molto di più delle Maldive, perché l'altro assistente era delle isole Maldive. Ora, provate a mettervi nei miei panni alla vigilia di un Argentina-Inghilterra, peraltro sono stati bravi, quello che uno vuole, però tu hai due il cui background è male o lo che è su ghiaccio, un tollo o lo che è su ghiaccio. Ora, quest'altra carta, va bene, abbiamo già parlato prima, però cosa si prova ad arbitrare in queste situazioni qua? Allora, questa è il secondo gol. Subito dopo il secondo gol segnato dallo United nella finale di Champions a Barcellona, rimanevano a giocare 30 secondi e the show must go on, per cui dovevamo giocare questi 30 secondi e i giocatori Bayern sapevano che era finita psicologicamente, per cui questo è Sami Kufur, giocatore ghanese, e mi venne naturale provare a rialzarlo, andiamo avanti. Ed è il contrasto di due momenti che sono veramente agli antipodi. La felicità di chi vince, per cui la gioia sfrenata di questi che corrono dappertutto, e la disillusione di chi sa di essere arrivato a così da una coppa, magari nella tua carriera, un'occasione che ti capita una volta. A loro capitò invece
l'anno dopo e la vinsero, ed è un contrasto molto forte. Io ho vissuto un momento simile in un ottavo di finale in Giappone, arbitrai Turchia-Giappone a Miyagi, e i giapponesi erano in una sorta di trance, perché qualificati agli ottavi, prima volta nella storia, giocano contro la Turchia, che non era considerata una delle nazionali più forti, per cui probabilmente nel loro sogno era quello già di andare ai quarti di finale, e perdono invece, e il fine partita è un silenzio di tomba, con l'unico rumore che si sentiva dei 25 fra giocatori e allenatori, 30 giocatori e allenatori turchi, che esultavano. E i giapponesi, cioè allo stadio non c'era come al Maracanã quando... Bravissimo. Potevano fare silenzio, peggio. Potevano fare Arachiri, quindi insomma... Un silenzio duro. Poi ci dicono, incredibile, rumoroso. Come riesca a ricordarsi tutte le partite. Cioè... No, vabbè, adesso me le ricordo. Sono le più iconiche queste, forse. Un po' me le ricordo, non tutte. Questa non è una partita, però... Non tutti se la ricordano, non tutti sanno che sia esistita una cosa del genere. E questo è quello a cui facevo riferimento prima quando parlava di George Michael. Allora, l'ho detto prima, a me piacciono le cose, le sfide, le cose un po' particolari. Il produttore di Giorgia è un mio carissimo amico, Mimmo D'Alessandro. A quel tempo era il produttore, era di Giorgia. E mi disse... Hai voglia di fare una cosa diversa dal solito? Devo fare un video per una nuova canzone sua e vorrei farlo, chi aveva ideato questo video lo vorrebbe fare con un presentatore stile anni 60, per cui in smoking, con la black tie, eccetera. E dissi, perché no? Facciamolo, dov'è il problema? Il problema è il gatto. Mi diedero un malefico gatto che non stava fermo, tra l'altro io sono un po' allergico, per cui peli che mi andavano ovunque, e non fu semplice gestire questo gatto. La canzone si chiamava peraltro La gatta, e Giorgia era vestita da Catwoman. Però sono le cose che mi hanno sempre attirato. Io ho fatto Sanremo con Fazio, scendendo le scale, che con questi piedi sono pericolose. Dopo la finale della Coppa del Mondo, Laura Biagiotti mi chiese di fare la scalinata di Piazza di Spagna in una sua sfilata, e anche lì marmo, lucido, con le modelle terrorizzate, io che scendevo, questa... Sono le cose che mi hanno sempre attirato, le cose Eri più diverse. In tensione in quei momenti quando arbitravi? Fare di sedere la scalinata non era propriamente una cosa auspicabile. Però ecco, sono cose diverse, ma che mi hanno sempre attirato. Questo è un momento. Scusami, Dani. Signor Enrico, non vorrei mai. È arrivato il momento, signori. Il mio momento preferito. È il tuo momento preferito. Quindi. Io toglierei le maglie perché rischiano. Si mangia. Mettiamo al sicuro. Vorrei sporcare queste maglie. Mettiamo al sicuro queste. Mettiamo al sicuro queste. Pazzesco, ciappa. Ne stavamo parlando oggi. Non facciamo marchette. Si può mangiare davvero? Ma certo che si deve mangiare, non è che... Con tanto di birra! Io ho 2 ore e mezza di macchina. Grazie. 2 ore e mezza di macchina. Non fate attendere il signor Deliveroo. Grazie, signor Meraviglioso, Deliveroo. Grazie. Ma che piatto abbiamo usato per far arrivare tutto questo? Mancia, siete così proprio, sì. Cioè, qua parte la macarena di le solito. Vipere, proprio... Le vipere nelle tasche, diciamo. Vabbè. Allora... Sì, io andrei con l'altra carta giusto per... Nel frattempo Pierluigi ti appoggerai, io mangio come disperato, puoi fare anche tu, non c'è nessun tipo di problema. Perché purtroppo Fede non ha aneddoti come Pier da raccontare. E soprattutto non ha un fondo, Fede. questo quindi in silenzio mangia tranquillamente. Beh, era un spray per delimitare. Allora, qui c'è un momento che ha anticipato la storia, forse, in qualche modo. Sì, questo qualcuno lo definisce un antebar, un VAR di altri tempi. È una stretta di mano fra me e Hodgson, allora allenatore dell'Inter, era 97, un Inter-Juventus, con una situazione strana, nel senso che c'è un lancio tre quarti campo, 2 giocatori vanno a saltare di testa, Zamorano e Montero, e il pallone va a Ganz. Io lo vedo alla mia sinistra, però non ho la copertura intera del campo. Ganz raccoglie il pallone, parte, uscita
credo fosse Peruzzi il portiere, ribatte, riprende il pallone Ganz. Bello io parlare e voi mangiare, no? No, infatti è divertente. Io. Vabbè, grazie per la... Ma proprio davanti alla faccia devi mangiare. Sì. Perfettamente. Riprende il pallone, tira e fa gol. Guardaline, allora si chiamavano guardaline, a centrocampo. Per me gol è buono, convinto che ci fosse un giocatore che teneva in gioco Ganz alle mie spalle, un difensore. Gol buono, metà squadra della Juventus va a protestare con guardaline e io vado là per cercare di portare via questi giocatori. E la cosa che sento, allora non c'erano microfoni, se no la soluzione sarebbe stata molto più semplice, la cosa che sento è la spiegazione data da lui al, credo fosse Ferrara, capitano della Juve, non è fuori gioco perché l'ha colpita all'indietro Montero. Io sentendo questo e avendo visto che il pallone era stato colpito poi in avanti da Zamorano, mi si apre un mondo, cioè una verità diversa da quella del guardaline. Per cui chiedo a guardaline, ma Ganz, dimenticati di Montero, Ganz è fuori gioco. E lui dice, sì, Ganz è fuori gioco, ma la colpisce all'indietro Montero. E cosa che non era vero, per cui annulli gol. E questa è la cosa più semplice, annullare i gol. La cosa più complicata è far accettare la decisione in una partita di questo tipo, credo fosse l'ottavo, decimo del primo tempo. Per cui vado da Bergomi e gli dico, credimi, cioè è così, ti prego di credermi, cioè, tanto è inutile che stiamo qua, cioè l'ha colpita Zamorano, credimi, è così. E la stessa cosa feci con la panchina. Cioè andai, secondo me è la cosa più normale, andare anche dall'allenatore e spiegargli perché avevamo annullato un gol alla sua squadra. Il pallone era già centro di cerca, nel dischetto di centrocampo. E tra l'altro la panchina a quel tempo a Milano era un metro sotto, per cui c'è una foto, adesso non è questa, c'è una foto in cui io ho un ginocchio per terra, perché fisicamente per me è impossibile parlare da 1,87 m a uno che è in una buca un metro sotto di me, per cui mi chino e lui fece questo gesto di accettazione e disse ok, va bene, gli diede la mano e la partita ripartì. Cosa buffa, alla fine del primo tempo, in questa foto c'è anche Nicola Berti qua dietro che era in panchina, il quale mi aspetta all'entrata della scala che portava al tunnel all'inizio del secondo tempo e mi dice, io non so come hai fatto, però l'abbiamo rivista in televisione e avevi assolutamente ragione tu. E lì ti dico, è un bel alleggerire, perché oggi col VAR vai a rivedere, ti riguardi l'immagine e cambi la decisione. Lì cambi la decisione sulla base di una tua convinzione, di una tua percezione. Cioè ti rivivi tutta la scena della testa. Io avevo certo che era quel colpo di testa, però... Perché hai sentito però quella frase. Io sento quella frase, ho detto... Cioè senza quella frase magari non ti si sarebbe aperto... Assolutamente no, se non sento quella per me il gol è buono, rimane buono, perché per me c'era un giocatore della Juventus che teneva in gioco Ganz. Oggi con i microfoni sarebbe stato molto più facile, perché hai una capacità di spiegarti sentivi, in maniera... La sentivi da un collega magari quella frase addirittura, che magari stava sentendo, no, stava guardando la partita. Il guardarine. Sì, sì, no, ma dico la senti mentre sta succedendo. Non certo, è che dici ti devi avvicinare e devi... Di solito adesso dietro dicono back o dicono difesa, difesa, difensore. Cioè ci sono delle parole che spiegano, che dicono subito chi per loro ha toccato il pallone. Sì, in tempo reale praticamente. In tempo reale, col microfono in tempo reale. Io mi immagino purtroppo... i disegnatori l'anno dopo che fa... Collina per gli interview del 98? No, beh, Ceccherini. E poi è successo quello di Ronaldo. Quando è interista. Quando fare le battute. È interista. Le battute, devi imparare bene il nome degli arbitri. Ma io poi Ceccarini. Si chiama, bravo, Ceccarini. Per cui quando Ceccarini. Fai le citazioni le devi fare... Io il cartellino non diventare qua rosso, che... ci sta, me manca un po' di pizza rossa, Pier. Mangio un po' di pizza, pure. Si può, sì, ma sì, sì, posso sì. Mangiarla e poi no, dopo mastico e brutto. No, c'è ma tanto nel frattempo sì. Chiacchieriamo, c'è birra. Sì, sì, sì. Tra l'altro, guarda, allora. Signor Collina, ancora. Ma tra l'altro era una domanda che anch'io mi stavo facendo, ma non si possono avere le spiegazioni come fanno in NBA quando c'è un caso di VAR o... E questa è una delle altre cose sulle quali magari stiamo provando a ragionare. In effetti le NBA decidono, cioè una volta finito il processo decisionale, esatto. L'arbitro va davanti a una telecamera che è fissa, con un microfono fisso, apre il microfono e spiega il perché è stata presa una decisione. Non la vedo come una cosa
così campata in aria. Quindi va la conferenza studiata, stampa in diretta dell'arbitro che spiega. No, è una questione che viene già fatta, per dire, sui giant screen o in televisione ti mettono una spiegazione già, quello che stanno rivedendo, possibile fuorigioco, certo, possibile penalty, già ti danno una, e anche quando la decisione è stata presa sul giant screen o in televisione viene detto il motivo per cui viene presa quella decisione in maniera molto sintetica. Il problema è le competizioni internazionali, perché in NBA lo dici l'americano, il pubblico è loro, punto. Immaginati competizioni in cui le due squadre, una classica partita di Champions League giocata fra una squadra turca e una squadra polacca, in che lingua lo dici? A quale? Fai in turco, poi in polacco, così. Certo. Però secondo me potrebbe essere buona. Scusate, a proposito di pizza, ma dopo mi date anche una cosa analgesica, perché sì, ho un torcicollo, che di solito guardare un, voi c'ho un mese di fisioterapia da fare. No, se no potevamo chiedere a Deliveroo se ci portava anche un medicinale cosa. Non so se fanno a domicilio anche quello. A proposito di forma fisica, qui una domanda, cioè da ronco è grosso, cioè, litigaci con questo, infatti, prova a litigarci con lui, fa paura uno così per sbaglio. No, vabbè, adesso questo è un arbitro brasiliano, fra l'altro un sicuramente un ottimo arbitro brasiliano, che sicuramente ha una costituzione fisica naturale importante, poi ovviamente ci ha lavorato sopra con un, sicuramente con un po' di bodybuilding. Ecco, non a questi livelli, però sicuramente l'aspetto fisico, la cura rispetto a un po' di anni fa per l'arbitro di oggi è molto, molto importante. Oggi gli arbitri sono atleti e se voi guardate prima di una partita la handicam che parte e inizia a inquadrare giocatore, poi arriva a metà campo, a metà ci sono gli arbitri e poi continua con l'altra squadra, rispetto a un po' di anni fa è difficile distinguere fisicamente i giocatori dagli arbitri, perché da un punto di vista fisico, soprattutto parlo ovviamente a livelli alti, sono tutti in condizioni fisiche, shape veramente, veramente buone. È un lavoro nel tempo che è stato fatto, che però ha portato oggi veramente a avere. D'altronde nel calcio di oggi, se un arbitro non è un atleta, non... Beh, così è un po' non, troppo. L'altezza no, aiuta. Infatti adesso questo sicuramente è un aspetto estremo, però oggi... dire, gli arbitri, nonostante l'età media di un arbitro a livelli top sia oltre 40, torna ai 40, 41 anni, un giocatore agli stessi livelli, 26, 25, 26 anni, 15 anni di differenza, non sono pochi per mantenere un livello fisico importante, però oggi gli arbitri da un punto di vista atletico veramente sono a livelli alti. Il rovescio della medaglia è che, come tutti gli atleti, tendono a infortunarsi, certo, perché chiaramente se tu al tuo fisico chiedi di più, hanno ogni tanto... Ti è mai successo di infortunarti? Sì, come a tutti, fortunatamente in maniera non... Ma durante non una partita? Importante. No, durante la partita mai. No. Partita mai. Perché adesso abbiamo visto qualche volta scene di arbitri che a un certo punto si strappano o si stirano muscoli. Come capita ai giocatori, cioè un problema muscolare può capitare a un giocatore, può capitare a un arbitro. I giocatori vengono sostituiti, anche l'arbitro ha la possibilità di essere sostituito. Ed entra oggi il quarto uomo? Il quarto uomo, sì. E chi fa il quarto uomo? L'arbitro? Se l'arbitro non è morto, può farlo l'arbitro, se no si può vivere anche senza quarto. Sì. Una domanda, l'altezza per un arbitro? È mezza bellezza. questo direi che detto lo con sappiamo. L'accento torinese veniva ancora meglio. No, però serve essere più alti, cioè tipo per un attaccante, che ne so, essere più alto magari a volte può avere oggi il calcio è fatto di forti accelerazioni, per cui un arbitro molto alto tendenzialmente nei primi metri fatica. E poi magari recupera sulla lunga distanza, per cui dipende. Ci sono arbitri meno alti che però hanno molta rapidità, hanno molta capacità di reagire, rapidità di accelerazione. Diciamo che non è una condizione sine qua non essere alti, bassi. Cioè, beh, però un arbitro in campo
bisogna che sia bravo. Sì, sì. Con la beh, come il calciatore, l'arbitro non deve essere ovunque come una volta, che deve essere lì a vedere. Ma l'obiettivo, però, l'obiettivo è quello di arbitrare senza tecnologia. Okay. Per cui devi lavorare con l'obiettivo di non utilizzare la tecnologia. La tecnologia è solamente una un'estrema ratio o una second chance che ti viene data. Ok. Chissà che la mangia. Ah, questo è grosso, questo è veramente questo grosso. È proprio grosso. Qua non ci litigherei mai. Litigaci con questo. A proposito di corsa, qui c'è un momento del calcio italiano, la corsa più bella del calcio italiano, probabilmente. Che tu arbitravi, no? Perché io ho arbitrato questa partita. Io ho arbitrato questa partita. Questo è un signor allenatore, devo dire. È un signore anche. È un signore. È un signore davvero, nonostante sia stato protagonista di qualche polemica con arbitri, sia stato accusato di difensivismo, di essere invece un allenatore che ha fatto giocare le squadre anche molto bene. E questo è un Brescia-Atalanta, che è un derby sentito a Brescia, e il Brescia perde in casa 3-1 e il pubblico dell'Atalanta, diciamo che lo beccava un pochettino. E punzecchiava. E Baggio segnò il 3-2. E lui gliela promise anche. E lui bolliva come una pentola. E gliela promise. Se pareggiamo vengo. E Baggio fa il 3-3 e vedo lui partire con questo, credo sia Menichini, questo si chiama... Si chiama Piovani, era il direttore, il dirigente, vice allenatore, che hanno cercato, rischiando la loro incolumità fisica, ma se li ha trascinati anche per un po', cioè, li ha proprio calpestati, portati, ed è arrivato là sotto, tra l'altro passando davanti alla panchina dell'Atalanta, che lo vide passare come un fulmine, omone di 90 kg, cioè, certo. E niente, poi tornò dietro, io andai là e non disse niente, perché lui disse: so già, lo so già, vado via. Era nel tunnel, andò via, lui aveva fatto il suo. Ma quei tempi non c'erano i gialli agli allenamenti. In una delle mie. No. Non c'erano, anche se una volta, in una delle mie strane cose, pensai bene di utilizzare un cartellino rosso per espellere Ancelotti in uno Juventus Parma, allenava il Parma. Trovai che quel giorno fosse la soluzione migliore per farlo, poi dopo un po' di anni. Ma è stato il primo caso? Sì, mi dissero anche che se non facevo quelle cose era meglio. Il cazziatone a Collina. Altro momento, siamo quasi alla fine. Questa è una scena che c'è in tutti i tuoi video, cioè se cerchi Collina. A me capita di parlare anche con arbitri giovani, arbitri che sono all'inizio, che stanno crescendo, e una delle cose di cui gli parlo è come rapportarsi con i giocatori in campo, con un rapporto improntato al rispetto massimo, reciproco. Quindi di solito parlo per un po' di questa cosa, e solitamente c'è sempre uno che alza la manina e mi dice: mi spiega allora perché Repka? E lì tutte le volte devo dire sì, ok, è vero, predicare bene e razzolare un po' bene. È quello che dicevo prima, vivere il momento della partita. Per me era la maniera in quel momento di gestire quello che non era un problema fra Repka e me, era un problema fra Repka e Davids, perché erano loro due. Certo. Io inizialmente volevo fare da paciere. Probabilmente il mio fare da paciere non è proprio un... Però parlavate italiano? Parlavamo tutti e tre assolutamente in italiano. Assolutamente italiano. E... ci fu contatto fisico lì? Perché vuoi? Perché no, vuoi? No. Perché? Ma, cioè, al di là di questa video, al di là di questo episodio qua, cioè vedi, il contatto fisico tra arbitro e giocatore. Se vedi la foto, l'immagine da un'altra parte, io ho questo, che non è dare un pugno, ma è semplicemente mandarlo indietro. Sì. E credo che quello che io stavo dicendo in quel momento fosse un vai via, ci vai via, certo, qualcosa di questo tipo. Però in generale il contatto fisico... Ci sono anche fisico... delle foto in cui sorrido. Assolutamente no, vietato, assolutamente sconsigliabile. Tutto quello che vuoi. Cosa vuoi che ti dica?
cenere, c'è un po' di cenere, microspargo. No, ma non è per quello. Io, a me interessava il fatto di avere un contatto fisico con un giocatore, cioè tra arbitro e giocatore, come viene percepito sia da voi dipende sia dal giocatore. Dipende dal rapporto. Oddio, toccato. A me in una partita un giocatore per estrinsecare la sua vicinanza a me, mi diede una pacca sul sedere. Okay. Danny Wise, centrocampista del Chelsea, che è una cosa abbastanza simpatica ma strana, cioè sì. Tu daresti una pacca nel sedere all'arbitro per no, tendenzialmente non è una cosa un po' sorprendente, però in quel momento lui l'aveva vissuta come una cosa naturale, per cui secondo me molto dipende anche dal tipo di rapporto che hai in campo. Se tu vai su internet trovi una foto simile a questa fra me e Casiraghi, okay. Allora giocava nella Lazio, molto simile, così, e una settimana dopo mi arrivò a casa per posta una foto di quel momento mandata da lui con dietro scritto: nonostante sembri il contrario, la stima è sempre, ma eravamo in due che dici, questi due si mettono le mani addosso, certo. Perché in quel momento lì era il vivere il momento in maniera naturale, per cui non è che hai questo atteggiamento e poi nemici per sempre. Io almeno non ho mai vissuto il gioco di ruolo. Anche tra avversari comunque. Poi se devo dire a un giovane arbitro fai questo, gli dico per favore, anche no. L'ultima, giuro, è alla faccia di Fede che prima diceva i giochi della PlayStation, le cose non hanno, eh? Io vabbè, a parte che ce l'ho a casa, però questo credo che sia un momento la facciamo autografare dal vivo e poi la mettiamo all'asta sul tuo OnlyFans. Sì. Beh, essere stato sulla copertina di questo videogioco per un arbitro non è male. Devo essere sincero. Tra l'altro mi sa che sei stato l'unico, cioè arbitro, l'unico, non mi ricordo. Su un videogame. Ce ne sono stati in copertina, su. Roba varia. No, vabbè, poi la mia... Ho sempre detto che al di là dell'orgoglio personale, del riconoscimento, è un riconoscimento che io vedevo anche a una categoria, cioè comunque un'azienda che utilizza l'immagine di un arbitro, poi meglio se la mia, l'immagine dell'arbitro per promozionare, per pubblicizzare un proprio prodotto. E ho fatto lo stesso anche per altre aziende con delle campagne pubblicitarie. Ricordo l'anno della Coppa del Mondo in Giappone, lo storico sponsor degli arbitri è l'Adidas, degli arbitri FIFA, e partecipai a uno spot pubblicitario di Adidas che si chiamava Footballitis, che era questo centro in Inghilterra dove studiavano questa malattia legata al calcio, per cui se andate lo trovate, sì, ci sono una serie di calciatori, sì. Ma c'è Beckham, c'è Del Piero, c'è Barthez, c'è Zidane, c'era anche un giocatore giapponese, se non sbaglio. So che ce n'erano tanti, e tutti loro avevano questa disfunzione, per cui facevano tutte cose strane, con dei personaggi che erano attori che ci studiavano, per cui nel mio caso c'era questo omino giapponese che faceva le facce e io legato all'indietro andavo avanti e indietro con questi cartellini, simpatico, cioè una cosa secondo me ci sta anche nel ruolo dell'arbitro, avere una forma un pochettino dissacrante, per cui ancora oggi, devo dire la verità, ogni tanto qualcuno della vostra età o anche più giovane dice: ma io ho giocato con te. Cosa mi fa? Beh, comunque gli altri sono stati Ronaldinho, Henry, Rune. Tra l'altro credo 2 anni lo feci. Perché un anno lo feci da solo. 4 mi pare. Forse. Un anno sicuramente Henry, c'era, sì. Henry. Di fianco a che è il 4, credo. Sì, sì. Mi sembra anche sì, a me. Sì, sì, no, l'ho fatta. Non vorrei dire una cavolata, ma fatta più d'una. Erano 3, 4 e 5. No, ne ho fatta più d'una. Ma ce n'era anche una prima. Sì, c'era anche nel 4. Vero? Sì, sì. Questo è il 5. Vediamo anche il 5. No, c'era Adriano nel 5. No, nel 5 6 era Adriano. O Luca Toni. Nel 5 non avevo abbastanza budget per pagare. No. Nel 6 no, niente. 3-4 solo, Pier.
Che tra l'altro mi pare che adesso tipo i giochi escano in base alla nazione, escono delle copertine diverse. Sì, un po' diverse. Quello invece era interessante. Questo era Worldwide. Bello, bello, belle foto. Dopo le facciamo autografare così prendono valore. Ora so, è 3, sono 3 un euro. Po' preoccupato. Un no, po' ma preoccupato. Facciamo una caricatura che tanto non ci può denunciare dopo così. No, almeno. Va bene. Bene, siamo arrivati praticamente alla fine quasi della pizza, della birra. Io non ho ancora mangiato né pizza né bevuto birra, cioè voi avete alla faccia mia, è vado. Momento, vai, 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 senza porre. Noi teniamo, diciamo, noi altro. Facciamo allora, di noi mentre lui mangia almeno un pezzo di pizza. Ma elegante, l'ospite. Solo con un po' di birra. Hai chiesto tutto quello che dovevi, cioè c'è qualcosa che... Perché lui è il giornalista, quindi quando, cioè, per tenere un filo del discorso dobbiamo rifarci necessariamente a quello con la birra in mano. Dobbiamo no, rifarci. La cosa, no, abbiamo chiesto più o meno tutto. Però in buona compagnia. Sì, 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 buona compagnia. Compagnia. Guarda che coprillo, bravissimo, cioè proprio, davvero bravo. No, è no, questo, no. Cioè, oggi, ah, oggi sì, è no, questo, vabbè, non cioè, quello si vede. Comunque, al di là di questo... Tra l'altro c'era anche in Pro Evolution Soccer 5. Deliveroo? No. Non ancora. Era a lui. Sì. Ah, sì, certo, l'ho detto prima. 3 4 5. 3 4 5. 3, 4 5. Se non fosse congelata era sì, ma perché no, beh, è diventata fredda, colpa, mezz'ora, colpa mi avete fatto mangiare. Di, arriva sempre calda, però per esigenze. No, Pierre, ma il trucco che fa Fede con tutti gli ospiti, sì, li fa parlare e poi se la mangia lui. Esatto. Un grande classico. L'unica cosa che mi incuriosiva è che spulciando un po' quella che era la tua biografia, anche curriculum a livello lavorativo, tu sei stato, se non sbaglio, supervisore degli arbitri della Federazione Ucraina? Allora, mi interrogo, no, hai ragione. Mangiare qualcosa, che intrattenevate un po' lui voi. Che mi ha stimolato a la riposo qua, domanda. Vai. Allora, io ho finito ad arbitrare nel 2005, ho fatto un'esperienza che secondo me è stata molto interessante con Sky, per mondiali del 2006, inizio della stagione 2006-2007, poi sono rientrato in Italia a lavorare con gli arbitri, prendendo la responsabilità degli arbitri della Serie A e B dalla stagione 2007 in poi, ho fatto tre anni. Nel frattempo ho iniziato a lavorare anche per la UEFA e nel 2010 con l'allora segretario generale della UEFA, attualmente il presidente della FIFA, Gianni Infantino, studiammo un progetto per dare un cambiamento importante all'arbitraggio in Europa. L'arbitraggio in Europa non era così come lo volevamo, anche da un punto di vista, parlavamo prima dell'aspetto fisico, cioè a quel tempo certo, era un po' diverso, c'erano problemi, qualitativamente bisognava fare un certo tipo di cambiamento, per cui studiamo un progetto che mi affidò, per cui io diedi dimissioni alla fine della stagione 2009-2010 in Italia e iniziai questo rapporto di responsabilità degli arbitri in Europa con la UEFA. A questo si affiancò una richiesta della Federazione Ucraina di aiutarli a sviluppare l'arbitraggio in Ucraina. Visto che uno dei problemi che spesso ci sono è quello di dare a federazioni che hanno magari una buona dimensione ma non hanno espresso qualità nell'arbitraggio, qualcosa di qualitativo come metodologie, pensammo, insieme con la UEFA, di fare questo, per cui io accettai questa offerta e ho fatto questa supervisione degli arbitri ucraini per 7 anni, cioè non per poco tempo, per 7 anni. Per cui la realtà da lì, ucraina, cioè andando lì, no. Io, il mio lavoro principale era la UEFA, però dedicavo del tempo là, ogni tanto andavo là, li seguivo, eccetera. Per cui la realtà ucraina la conosco abbastanza bene, ero a Kiev ai tempi di Maidan, ho visto nella salita che porta al Parlamento la gente sparare, la gente... Insomma, la situazione non è una cosa semplice. E certo, vedere quello che sto vedendo adesso in televisione sicuramente... Il calcio può unire? Il calcio deve unire. Il calcio deve assolutamente, lo sport in generale, ma direi il mondo deve unire. Cioè, adesso, senza pensare
a chi o perché, cioè, non è pensabile oggi che ci possa essere quello che sta succedendo, una cosa che, che va oltre qualunque tipo di immaginazione. Certo. Per non chiudere così. È una battuta stupida del 2002, la guerra da boomer. Bravo. È superata ormai. È superata, sì. È un concetto superato. Ma più che altro prima si diceva, no, del linguaggio che si usa poi tra l'arbitro italiano, il guardaline delle Maldive, eccetera. E secondo me la cosa bella del calcio è che tu veramente tiri fuori un pallone e ci sono 10-20 persone che non parlano assolutamente la loro lingua. Tutti quanti riescono a fare una partita di calcio. Non lo dire qua in campetti qua sotto, però. Insomma. No, vabbè. Però, cioè, quando dici che il calcio può unire, effettivamente... bellissime scene, quello è un film di Salvatore, con Batontuono, che giocano in spiaggia, cioè, sì, se non ricordo male... Aldo Giovanni e Giacomo. Mediterraneo. Okay. Mediterraneo. Aldo Giovanni e Giacomo, altro, per cui è una scena che è stata utilizzata, ma è la verità, ma anche parlare di calcio, senza giocarlo, parlare di calcio è una cosa che assolutamente unisce. A me capita di lavorare con aziende e al di là della parte istituzionale, poi c'è la parte più ludica, per cui inizi veramente a parlare di calcio, oppure inizia a parlare di calcio e poi vai a parlare di altri aspetti, per cui ovviamente è un denominatore comune che unisce tantissimo. Per fortuna, se no noi saremmo, insomma. Signori, la regia mi ha detto che abbiamo 3 minuti. Tre minuti? Io sì. Voglio utilizzare... dobbiamo allungare il brodo. Ancora? Come no. Dire? Stavo io mangio, a mangiare un altro pezzo di pizza, non lo so. Dobbiamo intrattenere finché non finisce il pezzo di pizza. Sì. Se no si arrabbia ancora, lo interrompiamo. Che bella maglietta. Un'altra cosa. Grazie, io non ho... Vorrei dirti che non so chi siano, però in realtà lo so. Ci sei scritto sotto. Sì, sì, sì. Vabbè, non ti preoccupare. Fede, carte di riserva, no? Non ho carte di riserva. Credo che siano già... Forse è l'ospite con cui abbiamo trattato più carte, effettivamente. Però effettivamente anche l'ospite che ha avuto contatti con più persone del mondo del calcio. Di aneddoti, cioè nel senso... Adesso credo che ne abbiamo chiesti 20, anche pochi. Sì, no, ma 22. Infatti, alla volta per una carriera. Ad allungare il brodo in ancora 30 minuti, così facciamo... anche tu. Pier! È il purista. Pier, ma si può dire che squadra tifi, no? Questa è una domanda che... Puoi anche non rispondere. No, io ti ricordo... Non di 3 minuti, di 3 minuti, no. C'è bisogno di... No, è una cosa sulla quale... Hai chiesto a Nesta per che squadra tifa? Sì, mi sa di sì, vero? No, non gliel'abbiamo chiesto. Niente, bravissimo. Perché era ovvio. Perché era ovvio. No, era ovvio. Sì. Cioè, che Nesta tifi per la Lazio, credo che sia una cosa... Lo sanno tutti. Scontata, no? Però Nesta ha giocato nel Milan, giusto? Sì. E ha giocato contro la Lazio. Certo. Secondo te, quando giocava nel Milan contro la Lazio, giocava male per favorire la sua squadra del cuore o giocava al massimo perché è un professionista e gioca bene? Zenga, tifoso dell'Inter, portiere dell'Inter, capitano dell'Inter, bandiera dell'Inter, va a Genova a giocare per la Sampdoria. Sì. Quando giocava con l'Inter prendeva gol perché così poteva esultare che l'Inter aveva battuto la Sampdoria? No. Professionista. Dovete ragionare con questo tipo di approccio. Cioè l'arbitro in Serie A è un professionista. Certo. Cioè io, quando avevo 14 anni, se non avessi tifato per una squadra, voi sareste titolati a chiedermi da dove vieni. Perché uno che ha un percorso così forte nel calcio, ma a 14 anni andava a vedere le mostre di farfalle, dici, qualcosa non mi torna. Chiaro che devi avere un passato e a 14 anni non puoi non tifare per una squadra. Certo. Dopodiché, quando diventi un professionista, la tua squadra del cuore sei te stesso. Per cui che la mia squadra del cuore di 14 anni, di 15 anni, quando io la ritravo, vincesse, perdesse, francamente, non mi interessa. Io sono nato a Bologna, cresciuto a Bologna, tutta la mia famiglia a Bologna, bolognese. Ho arbitrato un play-out fra
Bologna e Parma, partita di ritorno a Bologna per retrocedere in Serie B. Il Bologna vince 1-0 a Parma, io arbitro il ritorno. Perde 2-1 in casa e va in Serie B. E io sono bolognese, per cui da ragazzino sicuramente ho avuto una simpatia per il Bologna. Quando giocavo a calcio da libero, avevo 13, 14, 15 anni, so, purtroppo poverino è morto una settimana fa, 10 giorni fa, Pino Wilson. Mm-hmm. Era un libero a quel tempo particolare, bravissimo coi piedi, molto tecnico, personaggio, Ray-Ban Giallo, 14 anni, Ray-Ban Gialli, questo è un ganzo da... Per cui è chiaro che mi è simpatico Wilson, mi è simpatica la Lazio. Certo. Nelle prime partite, 8 partite che io ho arbitrato la Lazio in Serie A non ho mai vinto. Perché per me era una squadra vestita d'azzurro, certo. come Bologna è una squadra vestita di rosso-blu. E come per Nesta, giocare contro la Lazio, sei un professionista, tu difendi i colori e i miei colori sono quelli della divisa da arbitro, per cui io sono interessato a far bella figura. Dobbiamo tagliare. Quindi possiamo chiudere. No, chiudiamo con Forza Fortitudo. No, Forza Fortitudo. Anche perché non so se... No, siamo in diretta. Abbiamo vinto ieri a Trieste. Ecco. Abbiamo perso un derby che meritavamo di vincere. Siamo sott'acqua, ancora sott'acqua. Però piano piano si sta... Speriamo. Allora, ringraziamo Pierluigi Collina. Un bel applauso. Un applauso. Grazie. Perché sono rimasti lì. Si sono triplicati anche. Sì, sono diventati... Come... Pizza? Pizza. No, è nostra. E... No, proprio la difendi... A spada tra. Adesso scappo con la pizza come da tu libero gioca lui nella con la pizza. Della... Devi vedere bene, con le grazie birra. A tutti. Chiudiamo e niente. Alla prossima Pizza e birra. Ciao.